la bufalina liberata, e fu in loco remotissimo trovossi in pertugio murata vecchio pergamino ed antica storia narrava fatti e controfatti e pur strafatti, et in la quale par che se narrasse da una certa duchessa nomata bufalina buona da cacio ricotta, donna di beltà sopraffina, mai me parti nuda in prigion non voluta. Ed ecco la storia siccome si leggiva. Lo duca dello contado di cacio ricotta tolbe o mondo beone, svegliandosi una mattina in quello che era lo maniero suo, ebbe sgradita sorpresa nello constatare che la mogliera sua carissima, bufalina buona, rapita fubbe dalla malvagia contessa sozzona bruttilla impudica dei conti di spazzamonnezza, sua spasimante, ripudiata un tempo proprio allo scopo di impalmare a nozze la diciuta bufalina. E lo duca, disperutto e sconsolato, mandò in mantinente soldati nella padana terra a cercare un valoroso capitano di ventura, acciò che dietro magna ricompensa salvasse l'amata mogliera, la duchessa bufalina buona da cacio ricotta. Lo padre guerriero era un tal cavaliero ed era conosciuto con lo nomine de Puzzolo Infracichito da Melmozzo. Ed accossì, dopo giorni e giorni di marcia forzata a capaceggio su muli ducali, che i cavalli se l'erano magnati prima per la famotica, gli ambasciatori rivattero allo castello de Puzzolo Infracichito da Melmozzo. Aprite le porte! Partiamo notizie dello duca Beomondo Beone al vostro signore! Chi voi siete? Siamo gli soldati dello duca Beomondo e ti portiamo ambasciata al vostro signore! Che portate? La pasta angasciata? Bene, allora, oggi si bagna! Aprite le porte! Entrati che fubbero, dopo un po' che riluttanze e incomprensioni con le guardie de porte, il gran ciambellone di corte, un tollo di cardo lardo, lo conducette dal signor Puzzolo Infracichito. Ah, mio signore reverendissimo, ac magnifintissimo, ac lustrissimo, ac! Ecci due! Famo de Brescia, e ditemi cosa inchevolite da me stesso medesimo! Signore illustrissimo, lo duca nostro padrone ci manda a voi per lo chiedervi se potreste aiutarlo a ritrovare sua mogliera rapita. Inoltre, è così seco noi gran forziere con caciotte e formaggio pecorino e salumanza varia per lo vostro compenso. Sicché me se pagherebbe a caciotte. Vabbè, famo che sugno un'accordanza, visto i tempi di carestia, quando si ciappa, si rappa. Vabbè, allora, diciutto lo vostro signore che per resto sarò da ello. Ma in dove si troverebbe codesto luogo? Ah, signore, tra luogo trovossi in quel di carica mezza con vista sul mare, in quel che forse sta tra la Toscania e l'Umbrio Ducato. E sia, io libera, 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 in come si chiama sta duchessa? Bufalina buona, signor mio! E sia, andamosi a liberare sta bufalina! Ed allora, lo cavaliero Puzzolo Infracichito tosto, dopo essersi magnato un par di caciotte, riunì gli scudieri sui. Grande milizia dei combattenti
famosa in tutte le Alpi e le borgate limitrofe. Vera lo fido nasone da scaccolato, prudoso cavallero degli Abruzzi, famoso per la disfida delle bande larghe in quel di Antenna Rotta, quello famigerato tiranno Ercolino Tirovino di Bassano del Grappino. Poi s'annotano il gran cavaliero fiaschetto de Recioto de Veronensis ed o nobil Cesco de Ceschi di Casenza detto. Ancora il vassallo Gennaro te spusasse in collo dei Scorreggioni, gran tiratore con la balestra, et puro annoverasi minchiozzo tutto sicco da fiacca, un campione di tiro con la cerbottana. Ordinato di preparare le cavalcature a muli, perché andassero da gran moda sti muli, in quanto che pure costoro s'erino magnati li cavalli per la fame. La grande armata de Prati si mettette in cammino verso Acio Ricotta. Or alla schiere se fosse riunita puro una veggente de nome Rincoglionita delle Puglie. E ora che la grande armata si muove a Cavacecione, valicando monti et fiumaroli ed ostarie et che pressa a pochetto sull'arrivare in del luogo stabilito, che per lo trovar suo girattero in tondo fin dallo Piemontozzo sin giù alle Calabrie e poi de nuovo su per la Romagna. Insomma, stavano a far tanto de quello spunterio e non si vuole dire. Ecco, e la Megera si ricorrette alle tende del Signore un solo un fracichito. Mio signore Puzzolone, ho veduto in sogno in dove che fubbe la duchessa Bufalina, perché la sia prigioniera nello castello di Gubbone Gibboso in quel de fratta infrattata, e veggo pure colà la contessa Sozzona Bruttilla Impudica. Per tutte le caciotte si parta immediatamente per fretta infrattata. Onde però che prima de muovesse lo cavallero Puzzolo ritenì che ci volesse altre armi ed armigeri per l'assedio dello castello de fratta infrattata, e tu quindi pensò di informare degli fatti l'amico Don Guercio dell'Oculo, signore delle terre di mezzo e mezzo, a ciò che prapprontasse puro eo una grande schiera e te li raggiungesse in località prossima a fratta infrattata, onde liberare la duchessa Bufalina. Inviò a tal scopo piccione viaggiante, a lui assai caro, nomato Smerdulino. Don Guercio, amante segreto famelico della duchessa, sin da tempi dei precettori comuni che si ebbero, non si fece pregare, ed a sua volta riunì le schiere ed si congiunse con quelle de Puzzone alla piana de Infrattina de sotto. O popolo tutto, acclamate or la grande armata pronta all'assedio dello castello dello conte Gubbone Gibboso. In marcia, uomini tutti! Codeste ore furono le parole sì pronunciate dallo condottiero Puzzolo, e li popoli videro accossì uomini et muli et magna armamenta et frumenta varie
e mai sebbe a videre più grande armata in solo italico de chella. Innanzi a li vessilli spiegati, li muli bianchi de ostuni, degli cavalieri dello sacro ordine della cecoriella. A seguir in schiera doppia le velate non oblate dello pio tutto istituto degli papponi indicenti ma abbienti, con relative sacche pelloboli. Poscia dopo loro, come originale su rote dello bucintoro dello doce de Venezia, trafugato nottetempo dall'arsenale e trainato da du file de pecore, buone anche all'occorrenza per facere lo formaggio pecorino, onde anche rifocillare la truppa s'era provveduto allo riempimento dell'imbarcazione con tonnellata de poente e oseti ed anco botti colme de risi et bisi. Indietro trovavasi lo carro con i barili de prosecco et buon vino degli colli euganei. A bella vista seguivano impavidi la truppa della guardia scelta degli pescatori de cozze de Chioggia et la riserva de fanti inviati dalla Repubblica Salentina, alleata dello nobile Puzzone et armati de Cucuzza Paesana. Infine, la milizia dello nobile Puzzolo, con li prodi sui in armature tessute, con le retine per li piatti, adornate di preziosissima carta stagnola, et sullo mulo bianco in pompa magna con armatura composta di griglie per le stufe ed elmo scintillante di scolapasta in acciaio della Cina, con incinta fulgido mestolone di ferro e girare la salsa dei pomodori, procedeva lo nobile signore Puzzone infracichito. Poi sullo sfondo, in fondo delle truppe, la banda dei campanacci delle mucche della Valsugana, che per lo tanto rumore che facevano, lo inimico sicuramente li avrebbe sentiti arrivare. Fu così che tra lanci di pannocchie di mais dello popolo tutto si muovette l'armata dello nobile Puzzo verso le terre dello assedio. E a giorni due de marce forzate s'avvide alla vista dello prode Puzzone, che nel frattempo s'era messo in pompa magna alla testa della spedizione lo castello dello conte Gubbone Gibboso. Onde tranquillizzare lo duca Biomondo, Puzzone inviò nuovamente il fido Piccione con novella notizia dell'assedio. Chi sarà mai cotello Piccione che vengo sulla mia capoccia? Acci tuo, mai cagatone tutto marrano. Pardon, signore, sono il Piccione Smerdolino, a parte notizia da Puzzone. Oh, dimmi allora, presto dimmi. Le armate riunite hanno ora posto sotto assedio il castello di Gubbone Gibboso e presto vostra amatissima moliera sarà liberata. E a tal notizia lo duca si scompisciò tutto, e tra Piccione e duca non si capì chi fosse più smerdulo. All'alba dell'anno dello signore 1200 rotti circa all'incirca, lo comandante nostro Puzzone il Frascichito
ve ordina di arrendervi e consegnare la duchessa Bufalina allo legittimo marituzzo duca, onde non ottempererete a tal causa, sarete sediati e puro tavolatti. Dillo pure allo tuo comandante che noi un ci si arrende. La Bufalina è nostra e se la tenemo, e poi chi sarebbe sto marito? Per caso gli è un bue cornuto. La Bufalina è del duca, ridatecela. No, la Bufalina è nostra e andatevela a pigliare dal deretano. Et l'assediozzo così cominciò. Furono approntate le macchine da guerra e caricate con la polenta calda, con la quale cominciarono a bombardare le mura dello castello. Ma i difensori non stettero a guardare e a loro volta lanciarono caciotte da pecorino e patate e prosciutti sulle truppe degli assalitori, li quali per la fame si magnattero tutto, tanto la panza fece esplodere le armature. Ma i nobili cavalieri, al risonare della banda e degli tamburi tutti, si lanciarono con lo rosso dell'esercito e tre caciotte, coglioni di mulo che volavano, spadellate da cime di rape, insaccati, pozze depurate, e trisi, e bisi, pomodori, uova merce, riuscirono ad avvicinarsi alle porte dello castello e fatti spogliare i soldati, che oramai per la magnata non ce la facevano più, li facettero girare dalle terghe e dopo averli fatti piegare uno ad uno cenno degli comandanti e si spararono dallo sedere gran puzzo tale e fece crollare tutte le mura. Il conte Gubbone Gibboso e la contessa Zozzona Bruttilla, allo qual della disfatta e issando bandiera bianca, allora uscirono fuori sulla piana della battaglia. Ma riportacci vostri, e che ci fa così per una bufalina? Ma avete sgarrumato tutte le mura e mo chi glielo dice a bambino mio? Zozzona, porta fuori bufalina e dalla sti sozzi sgarrumatori. Ma chi me lo doveva dire a me, mannaggia li pescetti? E allora la contessa entrò e poi uscì de fora con l'alla corda una che una grossa vacca da latte, appunto anomata Bufalina. Eccola, non la vedete? Pigliatela, è andata a fanculo. Oh, la duchessa! Oh, guarda, duchesse, non se l'ha mai viste. Questa ci avevo da bufalina e basta. E mo levatemeli i coglioni che avete fatto abbastanza danni. E che cazzo, me tocca pure da rinnovare la polizza dell'assicurazione? Portatemi in mantenente la maga. Dove sta la maga? La maga! Ma voglio spellare con le mie mani. Dopo un po', portacci tua e da tuo nonno. Io avevo chiesto di vedere la bufalina. E qui ho visto, mio signore. Andiamo bene. Andiamosene a casa, che oggi una aria. E fu così la più grande armata della storia, e le piane si ritirò ognuno a casetta sua. Ma è la vera bufalina, in quanto quel duca non vedette la moliera, era in loquanto che la sera infragnata nelle segrete dello castello
con l'amante manettiero Gildo Micchettone. Ellula non si era mai mossa dallo astello, fatta affidà delle bufaline.